Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Trucchia, già venuto da Michele, e lavoro in Ideato. Ideato non è un nome a caso, ovviamente. Oggi si è parlato, i miei amici e colleghi hanno parlato appunto di idee, tante buzzword bellissime, ma che in realtà hanno un valore importante: idee, collaborazione, comunicazione. E in Ideato tutte queste parti, come definisco io, a volte anche un po' forse usate in maniera estrema, per me sono diventate veramente importanti e hanno un vero significato interno. Allora, all'interno di Ideato fondamentalmente siamo tutti programmatori software, quindi siamo la parte oscura di quelle che sono, diciamo, le nuove imprese che decidono di fare business online. Perché parlo di parte oscura? Perché quando l'asset dell'azienda, un asset importante, diventa il modellare un processo economico online, pur se a volte malvolentieri l'imprenditore deve, oltre che confrontarsi con investitori, partner strategici, anche con noi programmatori, che a volte siamo un po' veramente visti come i nerd dei croata tastiera con i quali è possibile comunicare. Faccio una domanda: quanti di voi hanno avuto a che fare con queste tipologia di professionisti con i quantini sopra la tastiera e hanno avuto esperienze non del tutto positive? Quanti sulle mani? Beh, no, percentuale abbastanza bassa, quindi grazie. Allora, il nostro lavoro fondamentalmente si basa proprio sulla comunicazione. Quindi, no, come fa il programmatore? Ebbene sì, il programmatore è colui che comunica al computer, o comunque alle macchine, ad un server, quello che dovrà fare in realtà il business, ok? Quindi tutto il processo economico che passa attraverso, ovviamente parlo di business dove il ruolo, in questo caso ad esempio del web o di internet, diventa fondamentale. Qual è il nostro compito? È quello di tramutare quelle che sono le esigenze di un imprenditore, soprattutto i processi economici, che spesso sapete che mi piace tantissimo la definizione dell'economia, dove si dice che non è una scienza ma è più che altro basata sulle relazioni tra esseri umani. Ecco, bene o male, quando in mezzo c'è una macchina, comunque c'è un artefatto che in un certo senso può andare a complicare quella che è la relazione umana, eppure ci offre anche tante possibilità. Il ruolo del programmatore è proprio quello di comprendere bene quelle che sono le esigenze dell'imprenditore, tramutarle fondamentalmente in linguaggio macchina, dare il passo a un collaboratore che tutte le volte che di cui ci sarà bisogno potrà dare degli input, dare degli output. Molto semplicemente, ma più facile a dirsi che a farsi a volte, proprio perché qui i miei amici, io sono un vero estimatore del progetto Extra, perché sono sicuro che semplificherà tantissimo il mio lavoro, ok? Se tutti gli imprenditori che erano da noi prima sono passati da amico Danilo piuttosto che da Stelio, piuttosto che da Michele, il nostro lavoro diventa semplicemente leggere una storia e scriverla in linguaggio macchina con un computer, fantastico. Purtroppo i nostri clienti non sono così toccati, ma adesso so dove mandarli comunque. Ok, vediamo che cosa facciamo noi in un paio di giorni quando arriva un cliente con una idea. A volte il cliente pensa che sia una idea grandiosa, noi diciamo che a volte è sufficiente anche una buona idea che però sia realizzabile. Allora, in un paio di giorni il nostro obiettivo, proprio perché il cliente arriva con a volte le idee confuse, è quello di andare a ridurre la complessità di quello che l'imprenditore sta pensando. Cioè, vi faccio un esempio: il cliente nostro medio ci chiede, ma dai, vorrei Facebook, quanto costa? Aspetta, allora, che cosa devi fare? Dove vuoi andare? Quali sono gli obiettivi? No, vabbè, dai, fammi eBay. Quanti soldi c'hai? È veramente delle confuse. Quindi qual è il nostro primo obiettivo? Ridurre la complessità dell'idea. Come si fa a ridurre la complessità dell'idea? Allora, prima di tutto il nostro obiettivo è rimuovere gli sprechi. Riportando quello che diceva prima Danilo, è giustissimo fare un business plan, fare degli scenari, perché l'imprenditore deve sapere quale strada può percorrere, soprattutto perché i piani, come si dice, servono poi per essere messi in discussione. Però quando un asset fondamentale che ha è il web o comunque internet, comunque il software è qualcosa che è molto time consuming. Quindi se tu fai cose non utili oggi a prestare il tuo business, spenderai tanti soldi inutilmente. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è rimuovere gli sprechi, cioè tutto ciò che non è il tuo business, tutto ciò che, come diceva prima Adriano, non è il nostro valore offerto. Ok?
logo rotante che mille stelline è glitterato non è fondamentale per acquistare il nostro business. Secondo punto, disegnare il processo. Per disegnare qui io intendo proprio penna, matita, cioè l'ideale, carta, disegnare, attori, scrivere una storia. Perché questo? Perché il team, si parlava anche di collaborazione, il programmatore deve scendere nel dominio applicativo di quello che sarà il business, e non c'è modo migliore di comunicazione che il disegno. Pensate al documento, quando legge il documento subito riuscite ad entrare anche nella storia. Quindi se avete capacità di disegno, usatele, perché è veramente un'ottima tecnica. Concentrarsi sulla proposta di valore, il valore offerto, quello che ci diceva prima Adriano, cioè che cosa vogliamo testare, che cosa vogliamo offrire ai nostri clienti attraverso il web. Successivamente dobbiamo dividere in piccoli user stories. Perché? Perché per noi che poi dobbiamo dire quanto costa, appunto quanto ci vorrà, l'essere umano è molto bravo a stimare cose molto piccole, pessimo nello stimare cose molto grandi, ok? Più stimiamo cose grandi, più il fallimento sarà assicurato. Stimando tante cose molto piccole, probabilmente ci avvicineremo molto più facilmente a quello che è il nostro obiettivo, o comunque quelli che erano i nostri piani. Ultima cosa, identificare gli attori. Quali sono gli attori che utilizzeranno, in questo caso, la nostra applicazione, o meglio ancora, che interagiranno all'interno del nostro business e quindi all'interno della nostra relazione economica. Si è parlato anche molto prima di brainstorming, cioè queste due giornate che noi sviluppiamo è proprio il processo di brainstorming. Come ci ha già spiegato Adriano, se già il cliente arriva con un business model piuttosto che un in-canvas compilato, fantastico. Per noi il lavoro si semplifica tantissimo. Nel caso in cui non viene, ora sto a chi mandarlo. Un'altra cosa fondamentale, che a volte fa stupore a chi si confronta con la mia azienda, è che in questo processo di brainstorming non usiamo tecnologia. La tecnologia in questo caso è uno spreco. Cioè, tutto ciò che noi andiamo a sviluppare come business deve appunto, come prima, raccontare una storia. Non è importante in questa fase capire quale architettura piuttosto che quale linguaggio, piuttosto che Microsoft, piuttosto che open source, piuttosto che insomma andare a scendere, ma come lo faresti, scalare orizzontalmente, praticamente sono sprechi, ok? A meno che ovviamente non stiamo ragionando proprio su un prodotto in fase di ricerca e sviluppo dove l'asset tecnologico è veramente fondamentale. Però non credo che la maggior parte delle startup, comunque dei business che vogliono anche rivedere il proprio processo, rientrano in questa parte. Quindi niente tecnologia, usiamo, come ho detto prima, degli strumenti molto più semplici come carta, pennarelli, lavagne, eccetera. Scoprire i processi necessari per raggiungere la soluzione, o meglio la proposta di valore unico. Per fare questo, dobbiamo prima di tutto identificare quello che è il product owner. Il product owner è veramente in fase di startup, o comunque sempre una startup che con un'azienda che sta rinnovando il proprio business, ad esempio creando un nuovo prodotto, è una figura strategica importantissima, perché è colui che ha diciamo, il potere, o comunque che deve essere legittimato, deve avere il potere di creare una roadmap e di essere l'unico referente all'interno del dominio applicativo, cioè colui che ha conoscenza di quello che il prodotto veramente dovrà fare, che quindi può anche prestare la rotta da seguire per andare poi a creare e testare il prodotto. Per fare questo, con il product owner andiamo a scrivere le user stories, cioè queste funzionalità atomiche e microscopiche. Ovviamente per microscopico, capitemi, è ciò che ha la cosa più piccola che ha valore all'interno del nostro business, quindi in realtà poi così microscopico non è. Piuttosto dei scenari, cioè capire dei scenari all'interno dei quali muoversi con i vari attori che abbiamo individuato inizialmente. A questo punto, qual è il nostro l'obiettivo della nostra azienda? È quello di creare l'MVP, l'MVP sta per minimum viable product, cioè la cosa, il prodotto più piccolo che può essere utile per andare a capire se il nostro business ha senso di esistere, che può andare appunto a raccogliere delle informazioni, delle misure, o misurare i nostri business plan, i nostri piani, le nostre pianificazioni. Il modo più semplice per fare l'MVP che noi suggeriamo è quello di usare i prototipi cartacei. Cioè disegnare un'interfaccia anche approssimativa sul foglio di carta è veramente molto più economico che aprire un IDE di un codice, accendere il computer, aprire un IDE e iniziare a scrivere il codice. Quindi assolutamente di nuovo carta, penna, lo stick e andiamo in tanti fogli a disegnare quello che
dimensione spalesa all'interno dei nostri prodotti. Attraverso questi fogli di carta è fantastico perché possiamo anche simulare quelli che sono i flussi applicativi. E quindi in realtà possiamo, per assurdo, ma non così per assurdo perché noi spesso lo facciamo, lo consigliamo, andare a testare anche con gli attori, quindi con gli utenti, realmente per iniziare a ricevere più feedback. Questo significa che una mezza giornata di lavoro spesso abbiamo già del materiale funzionante, attenzione, da presentare a degli attori per andare a testare il nostro business sul web online. Qual è l'obiettivo principale dell'MVP? È testare le soluzioni che abbiamo fatto. Quindi abbiamo visto, Adriano ci ha detto come provare il business model, Danilo ci ha spiegato come crearci il business plan, Stemish ci ha presentato, ci ha istruito su come presentare agli investitori. Ok, figo, però cavolo, se io oltretutto posso anche iniziare a dire guardate io dei numeri, guardate che quello, le soluzioni che ho fatto, io posso già dire che alcune cose sono bene, ok? Che funziona. L'MVP deve servire a questo, questo è il tuo obiettivo. Quello che dobbiamo fare è falsificare, continuare a falsificare proprio in un puro metodo scientifico galileiano quelle che sono le nostre soluzioni. Fino a quando le nostre falsificazioni non avranno risultato positivo, significa che il nostro business sta in piedi. Quando c'è un risultato positivo, significa che abbiamo falsificato e quindi qualcosa va modificato. Ed è per questo, come diceva Mancati, non affezioniamoci all'idea, perché quando andiamo out of the building, andiamo fuori, quando prendiamo il mercato e lo contattiamo, spesso scopriamo delle cose che quali non erano pronti. Dobbiamo essere pronti e soprattutto abbracciare quello che può essere il cambiamento che avviene attraverso il feedback esterno. Ok, vado avanti velocemente. Testare con gli utenti lo dei cartacei. Falsificare la tua idea, abbiamo visto. Allora, un'altra cosa fondamentale è reiterare su quello che è il processo di sviluppo dell'MVP. Perché? Perché abbiamo appena visto che attraverso il feedback che chiediamo all'esterno ci richiede continuamente di modellare e modificare quella che è la nostra idea iniziale. Per fare la pianificazione di quelle che sono le nostre attività, possiamo andare a studiare quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza della nostra applicazione. In questo modo possiamo continuamente cambiare il nostro branding. Perché, ad esempio, se è un'applicazione diciamo di un approccio piuttosto tecnico, quindi dove è importante andare prima di tutto a testare se tecnicamente la cosa è fattibile, noi consigliamo prima di andare a richiedere feedback, in questo caso a tutti gli attori, quindi anche ai programmatori, quindi anche a noi, se la tecnologia che abbiamo in mente è fattibile. Quindi prima andiamo a fare quei task che sono molto complessi, successivamente quei task che danno molto valore al business, poi un task molto facile che danno valore al business, e non facciamo mai quei task molto complessi che non danno valore al business, perché sono solamente spreco. Se invece l'idea è diventata dal business, e quindi un'ottica più meno tecnica, ma più business oriented, che potrebbe essere un e-commerce verticalizzato, eccetera, andiamo prima di tutto a testare quelle cose che costano poco e che valgono diciamo, molto dal punto di vista business. Poi le cose tecniche più complesse, successivamente quelle che costano meno e che comunque hanno ugualmente un valore di business importante, e mai quelle critiche che hanno forte valore. Usiamo degli strumenti come una Kanban, importantissimo perché ci permette di fare un'attività alla volta e di verificare il lavoro in base al planning che ho fatto prima. Costruiamo più MVP se necessario, andando a mappare tutti gli scenari e andando a testare con i nostri utenti. Reiteriamo, quindi, partiamo dall'idea. Costruiamola, prodotti cartacei, sviluppiamola nel caso in cui ci sia bisogno, iniziamo a misurare, quindi a raccogliere le prime metriche, analizziamo i dati e a quel punto impariamo e rimodelliamo la nostra idea e ripartiamo, e questo continuamente. Alcuni strumenti più brainstorming li abbiamo già visti anche con Adriano, soprattutto in Canvas, Business Model Canvas, Visual Meeting, Post-it, Analysis Squad. Io ho fatto, se avete domande. Faccio io una domanda, non ci so. Non hai parlato in questa piccola
intervento, ma mi stime. Spesso quando vengono te, ti chiedono, guarda, io vorrei fare che è uguale, no? Ma quanto cosa farlo e quanto tempo ci vuole? Qual è la risposta giusta da dare proprio te? Visto che io sono finito di rispondere, mi sono te. Allora, quando i clienti richiedono una stima, è prima di tutto una provocazione che il cliente fa inizialmente perché è assente quello che è il rapporto di fiducia. Nel momento in cui si è introdotto il rapporto di fiducia, richiedere la stima sì è comunque utile, ma non diventa più quasi una provocazione che il cliente ti fa per capire quanto costa. Cioè, se tu ti fidi del mio essere professionista, la cosa importante è andare immediatamente nel mercato. O magari una stima per capire un budget massimo, ma non per capire realmente il costo di un asset che dovrà continuamente cambiare in base a quelli che sono i feedback che ti arrivano dall'esterno. Così tu ti chiedessi, ok, ma quanto costerà sviluppare tutta la tua azienda da qui a 3 anni? Ok. Allora, ci sono delle tecniche che noi utilizziamo in questo caso, perché è chiaro che in qual è il punto? Bisogna avvicinare il momento nel quale avviene, si instala il rapporto di fiducia. Quando si instala il rapporto di fiducia? Quando si inizia a sviluppare, quando si portano a casa i risultati. Quindi quello che noi diciamo inizialmente, ok, bene, questo è per quanto costa, ma mi fai capire qual è la cosa più piccola che noi possiamo stimarti che a te dà valore? E a quel punto, una volta che tu l'hai descritta attraverso questo brainstorming che abbiamo fatto, eccetera, riusciamo a suddividere la user story. Come ho detto prima, la user story è molto piccola e quindi si riesce a stimare abbastanza facilmente. Noi solitamente applichiamo una tecnica attraverso un buffer di incertezza, quindi facciamo, qui mi trovo 2 minuti, allora utilizziamo la serie di Fibonacci, perché è un matematico, per stimare quindi 1, 2, 3, 5, 8, proprio perché c'è un intervallo che descrive il fatto che quando una storia diventa più difficilmente stimabile, accresce l'incertezza, quindi da 3 a 5, da 5 a 8, da 8 a 13, proprio perché se l'incertezza è molto alta su quella storia, sicuramente l'errore sarà maggiore. Una volta che abbiamo stimato le storie nel best e worst, cioè il caso migliore e il caso peggiore, dove il caso peggiore non significa che se non il disco piuttosto che la macchina, non mi parte la macchina a casa dove tanto lavoro, significa nel caso in cui le nozioni che tu non mi hai dato, ad esempio, non sono complete, il rischio aumenta che io sfori la stima. Quindi che ne so, la destra potrebbe essere 2 giorni ideali, la vostra potrebbe essere 3 piuttosto che 5 a seconda dell'incertezza. A quel punto facciamo la somma di questo più la somma quadratica, che spero sicuramente la formula, comunque sommare il worst, farci la radice quadrata e quel buffer di incertezza qua applichiamo all'interno della nostra stima. È una formula statistica, però solitamente il vero successo si ha quando si riesce il prima possibile a iniziare a sviluppare software, perché lì che veramente inizia il vero processo di creare valore. La stima, per quanto importante, è un momento nel quale noi non deliveriamo un valore verso noi stessi e verso i nostri clienti. Quindi l'obiettivo della mia azienda è quello di avvicinare sempre il più possibile questi due momenti. Grazie. Avete capito quando abbiamo a che fare con sviluppatori e vediamo quali queste forme? Io non ho capito assolutamente niente. Sto scherzando. Francesco, grazie. Direi la cosa che ci portiamo a casa più importante è il discorso del semplificare, secondo me. Perché semplificare è vicino al momento in cui darò valore al mio cliente, che poi automaticamente si chiederà di me. E ne abbiamo fortunatamente per noi tanti esempi. Quindi abbiamo sviluppato il primo pezzettino ibrido di prodotto che funziona. Quindi una piccolissima parte del nostro prodotto finale, che avremmo fissato qua, che però funziona. Quindi possiamo cominciare a pensare a dare la valore dei clienti, non solo agli investitori, come diceva prima Stelio, non solo dei possibili soci, dei possibili partner, ma proprio degli utenti, così che ci possano dare delle risposte e per arrivare poi alla creazione dell'azienda. Solo dopo aver fatto questo passo